Alexios, che cosa ci fai qui? Te lo stavo per chiedere anch'io. Ho scoperto che tenermi impegnata mi aiuta a schiarire le idee. Ti piace cacciare? Sì, di solito qui ci sono dei cervi. Sei preso da Dario? Scommetto che ci sai fare con l'arco. Me la cavo bene. Modesta. Stavo per iniziare. Vuoi venire con me? Mi piacerebbe. Sarebbe carino. Vediamo quanto ci sai fare. Quanti cervi pensi di riuscire a prendere? Scopriamolo. Di solito i cervi sono qui intorno. Bel colpo. Dario combatte bene. Deve allenarsi molto. Tutti i giorni, non si rende conto che ha una certa età. Tuo padre è un uomo di poche parole. E pensa che l'ha incontrato nel giorno giusto. Un altro. Cosa? Che succede? Shh. Fidati di me. Guarda. Cinghiale, in Macedonia. Non se ne vedono spesso. Deliziosi. Eh sì. Fa piano, ti sentirà. Sento già il sapore. Che succede? Ora sì che si ragiona. Cucini benissimo, Nima. Un banchetto degno degli dèi. È una vecchia ricetta di famiglia. Mia nonna sarebbe felice di sentirlo. È giusto mangiare come dèi, noi che possiamo. Noi? Dèi? Parla per te. Io sono una divinità. C'è qualcosa di speciale in te, se ne accorgono tutti. Ma nessuno sa esattamente di che si tratta, nemmeno tu. Con tutto quello che è successo in Macedonia, immagino che non possiate restare qui. Non lo so. Siamo sempre in fuga, fin da quando ero piccola. Mia madre avrebbe trovato un modo. Non importa se sul ciglio di una strada o in una grotta. Avrebbe trovato il modo di tenerci al caldo, al sicuro, come se avessimo una casa. Non credo che mi sentirò mai più così. È morta? Anni fa, come i miei fratelli. L'ordine, quando li vidi, fu anche l'ultima volta che vidi vivo mio fratello Nataka. E invece tu, che cosa mi dici del tuo passato? Nemmeno io ho mai vissuto in una vera casa. Sono cresciuto badando a me stesso, cercando un luogo in cui sentirmi, come hai detto tu, al sicuro. Ma non l'ho ancora trovato. E comunque,
Non credo che esista. Il nostro passato ci plasma, ma non ci definisce. Persiani, hai detto? Dario sostiene di aver ucciso personalmente Resserse. Ma non mi dirai che ci credi, vero? Gli credo. Di tutte le fandonie che poteva raccontare, questa sarebbe troppo assurda. Una bugia degna di Dolo in persona. Non so più a cosa credere. Dario dice che questo Ordine degli Antichi è qui per me. La nota che ha trovato parlava di altri... Altre persone come te? Secondo Dario, sì. Ma come faccio a sapere se lui stesso non lavora per la setta? O persino per l'Ordine? Hai detto che ha sentito parlare delle tue abilità. Forse vuole il tuo aiuto per combattere quest'Ordine. Se non è uno di loro. La vera domanda è... Ti fidi di lui? Mi fido di Dario. È misterioso, ma non è un bugiardo. Credo che tu debba tornare da quei persiani se vuoi davvero scoprire cosa c'è in ballo. Dario nasconde qualcosa, questo è certo. Allora fa attenzione, assicurati che non si tratti di una trappola. Userò la stessa cautela di sempre. È proprio quello che temo.